importante per la biodiversità, per la pesca, da posti di lavoro, in vari settori. E andrebbe più tenuto con più cura, secondo me, perché avete un repertorio bellissimo, il mare è fantastico, però va tenuto con più attenzione. E soprattutto per una città come Napoli, avere uno sbocco marittimo penso sia abbastanza importante. Forse va sempre un po' rimarcato perché a volte non si comprende. Mare è sicuramente quello che le hanno già detto le persone appunto che non hanno, diciamo, un rapporto professionale. Sicuramente sono tutte queste esperienze, ma sono anche tante altre cose. Mare significa origine della vita, mare significa il 50% dell'ossigeno nell'atmosfera, mare significa anche benessere dell'umanità e della natura. Nell'ambito di questa manifestazione scientifica vi sarà un padiglione dedicato al tema un mare di risorse. Le risorse sono quelle di cui parlavamo prima, quindi la possibilità di individuare nuovi farmaci, di proteggere la risorsa biodiversità, la risorsa ambiente attraverso una maggiore conoscenza del mare, non solo da un punto di vista biologico, perché nell'ambito del padiglione dedicato a un mare di risorse vi saranno anche le attività di studio geofisico, geologico e fisico da parte di colleghi di altri istituti, di diversi istituti, tutti istituti naturalmente campani, che porteranno alcuni esempi delle tematiche oggetto del loro interesse e degli strumenti spesso estremamente innovativi che vengono utilizzati per uno studio sempre più moderno e approfondito.